Buongiorno da Naples Fantastique. Oggi vi parlo di Ravenna, città piacevole dell'Emilia-Romagna. Ravenna è conosciuta in tutto il mondo come capitale dell'Impero Romano d'Occidente, del Regno Ostrogoto di Teodorico e poi il territorio bizantino d'Italia. Ravenna conserva del suo passato la sontuosità dei suoi mosaici, composti da un'infinità di tasselli in grado di emozionare creando delle storie la storia della città. Per fortuna i monumenti principali sono facilmente raggiungibili a piedi e sono poco distanti dalla Piazza del Popolo, la piazza centrale. Vi propongo di cominciare con la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, dominata dal campanile alto 40 metri. Lungo la navata, i registri bizantini rappresentano a sinistra il porto di classe e un corteo di sante precedute dai re magi. A destra una processione di martiri. Dal chiostro la veduta sul campanile è notevole. Dante Alighieri insegnò a Ravenna e ci scrisse in parte la Divina Commedia. Ci morì in seguito alla malaria. La sua tomba si trova a Ravenna. Il battistero neoniano ha come la maggioranza dei battisteri la forma ottagonale. I sette giorni della creazione al quale si aggiunge quello della resurrezione. All'interno si alternano marmi e mosaici. Una sosta alla Domus dei Tappeti di pietra è obbligatoria. Si tratta di 14 sale il cui pavimento è fatto di mosaici policromi scoperti qualche anno fa sotto la pavimentazione della chiesa Sant'Eufemia. Le rappresentazioni più famose sono Il Buon Pastore e la Danza dei Geni delle Quattro Stagioni. Più avanti, il complesso più conosciuto è composto dal mausoleo di Galla Placidia e dalla Basilica di San Vitale. Galla Placidia era la figlia dell'imperatore d'Oriente Teodosio I. I mosaici greco-romani sono meravigliosi. La cupola è decorata con uno sfondo blu notte sul quale scintillano 570 stelle d'oro intorno alla croce della resurrezione. Si può rimanere solo incantati da tanta bellezza. Sul pavimento sono posti tre sarcofaghi di marmo. Uscendo, in pochi passi arriviamo alla Basilica di San Vitale, monumento paleocristiano consacrato nel 547, la cui forma è ottagonale. La sobrietà dell'esterno della basilica, realizzata in mattoni molto fini, tipico dell'epoca di Giustiniano, custodiscono la bellezza e la ricchezza dell'interno.
I due pannelli sulle pareti rappresentano i cortei di Teodora e Giustiniano e il suo seguito. Giustiniano fu eletto imperatore dell'Impero Romano d'Oriente nel 527 e fu uno dei sovrani più importanti. Dante l'ha anche citato nel sesto canto del Paradiso. Il corteo dell'imperatrice Teodora è di fronte. L'imperatrice porta all'altare un calice dorato decorato con pietre preziose. Le dame della sua corte sono una testimonianza del lusso e dello splendore della corte di Bisanzio. Raggiungiamo Piazza del Popolo con una strada pedonale e ce ne sono tante nel centro di Ravenna, città dove la bici è regina. Ci troviamo Piazza del Popolo, dove una volta scorreva il piccolo fiume Padenna, ricoperto dai Veneti nel 1441. I Veneti eressero due colonne che ricordano quelle all'ingresso di Piazza San Marco. Infatti, misero su una colonna il leone di San Marco e sull'altra la statua del patrono Sant'Apollinare. Nel 1509 il Papa Giulio prese possesso della città battendo i Veneti. Il leone fu sostituito dal San Patrono e a fianco comparve San Vitale. Alla fine della vostra visita potete percorrere la piccola Via Caroli a fianco al municipio e cenare al Cadeven per assaggiare le specialità romagnole, tra le quali piadine, squacquerone e cappelletti. A 8 km dal centro di Ravenna, vicino al Parco regionale del Delta del Po, sarete attirati dal campanile dell'undicesimo secolo della Basilica Paleocristiana di Sant'Apollinare in Classe, una delle uniche testimonianze dell'antica classe, il cui porto romano ospitava la flotta romana del Mediterraneo orientale. Se visitate Ravenna in estate, a soli 15 minuti di macchina, vi consiglio le numerose spiagge di sabbia del litorale adriatico dove rilassarvi e le pinete per il passeggio. Il nostro giro adesso è finito. Se vi è piaciuto, aggiungete un commento. Iscrivetevi al mio canale Naples Fantastique attivando la campanella per le notifiche. Condividete e parlatene ai vostri amici. Merci e a bientôt!